Ave, popolo rosso nero, clamoroso, clamoroso. Allora, parto dicendo che si giochi la partita da Juve o non si giochi, a me di Juve-Napoli me ne sbatto altamente i coglioni. Però faccio questo mini video per due motivi. Uno, grande, tutti quelli che hanno giocato col Covid rischiando, come dicevo, come ha detto De Laurentiis, cosa dovevo fare? Dovevo contagiare i giocatori della Juve. Tutti quelli che hanno giocato avendo saputo un giorno, 2 giorni prima che avevano dei malati Covid. Tutti coglioni. Siamo stati tutti coglioni. Cosa importante. Allora, se era stato fatto viceversa, e lo sapete, io non amo la Juve, anzi, preferisco, calcolate che preferisco il Napoli alla Juve. Però, se la stessa cosa l'avesse fatta la Juventus, fini mondo. E se oggi questa sentenza fatta al Napoli sarebbe stata fatta alla Juventus, scandalo sportivo, scandalo del calcio. Io dico sempre la mia e io dico questa cosa. La partita, io non ero per il punto di penalità, perché comunque una volta che l'hai dato non si sono presentati 3-0 a tavolino. C'era un protocollo che hanno rispettato tutte le squadre di Serie A, meno il Napoli, andava rispettato. 3-0 a tavolino, per me era la sentenza giusta. Dopo, che piaccia o non piaccia vincere la partita a tavolino, è un altro discorso. Certo che è più bella vederla giocata sul campo, è un'altra soddisfazione. Però allora l'Inter quanti punti ha persi perché non ha potuto schierare determinati giocatori col Covid? Si è presentata l'AS di Milano, non ha detto niente, siamo partiti. Allora da adesso in poi vale tutto. Cioè, se da adesso mi si ammala Rebic di Covid, Leao di Covid, l'AS di Milano non fa partire il Milan, non si gioca. Non si dà il punto di penalità, poi si vedrà quando si giocherà. Secondo me non esiste. Si ha 24 giocatori in rosa, si può giocare, ne mancano due, sono forti, non fa niente. Se no, allora il campionato è falsato, non andrebbe, allora ognuno fa quel cazzo che ha voglia, non andrebbe disputato. Questo è il benzina pensiero. Ho accolto non con piacere questa cosa perché il mio Milan si è presentato a tutte le partite. Nonostante i suoi malati di Covid, abbiamo avuto anche Ibrahimovic, abbiamo rischiato di essere eliminati dall'Europa League andando ai rigori, ce la siamo vista marrone nella mutanda, ma noi ci siamo sempre presentati e non raccontatemi l'AS di Napoli, le ASL. C'era un regolamento, c'è stata una torta lì dentro, però oh, questa è la decisione, cazzi loro, però io un po' sinceramente sono un po' scandalizzato, ma no da tifoso del Milan, da persona che dice e l'Inter e la Roma e le altre squadre che si sono presentati, cazzo, abbiamo scoperto che siamo stati tutti coglioni, potevamo non presentarci, non rischiare di perdere punti e aspettare, tergiversare, poi guariscono i giocatori. Intanto magari il big match lo giochiamo quando abbiamo tutta la rosa. Allora, adesso io sinceramente mi auguro che la data della partita la decida la Juve. Adesso la metto dove cazzo voglia io. Ma vedrete che non sarà così. Ecco, a me la cosa che dà fastidio sono queste, cioè anche quello che dico. Non sono mai stato un giudice della Juve, perché l'ho criticata sempre, la criticherò sempre, mi stanno sui coglioni, però se la Juve non si presentava alla partita perché l'ASL di Torino non gliela lasciava fare e perdeva 3-0 a tavolino e oggi la sentenza gli avrebbe tolto il 3-0 a tavolino, il punto di penalità, scoppiava via social il finimondo. Invece adesso tutti contenti. No, io non sono contento perché io ho giocato partite senza i giocatori e ho rischiato di poterle perdere quelle partite lì. E quindi non va bene, se c'è una regola, la regola deve essere uguale per tutti. Da oggi non ci sono più regole. Da
se dovessero ammalarsi dei giocatori fondamentali per il Milan di Covid, io voglio che l'AS di Milano non faccia partire il Milan. E poi si rinvierà, poi si vedrà. Se è questo il meccanismo. Detto questo, amici, a me che si disputi o non si disputi la partita, non me ne può fregare di meno perché che vinca il Napoli o la Juve in testa rimarrà sempre il Milan, però volevo dire la mia. Facendomi amici, facendomi dei nemici, io dico sempre quello che penso, quello che anche davanti a qualsiasi persona di miei amici juventini o interisti mi va di dire, perché il benzinero non punta alle iscrizioni, faccio il leccaculo Juve merda per prendere l'iscrizione del Napoli, così io se la vedo così, lo vedo così, lo dico e me ne sbatto le tole. Poi forza mia sempre. Ragazzi, il Crotone sta battendo il Parma. Ho finito di sgobbare. Molti di voi, brutti culi, andranno anche in ferie, mentre Benzineo lavorerà perché la benzina non va mai in vacanza. Ciao ragazzi, forza Milano.